Ciao ragazzi, qui a WetoWeto! Simone Pacello ha una crisi d'identità! Siamo finalmente oggi tornati in un nuovissimo video, anche perché di vecchi video non ne faccio più. Ed oggi siamo tornati con io e la mia ossessione! Tre episodi in uno! Come sapete sono andato alla ricerca degli episodi più strani, quelli lì americani. Ah, e tra l'altro voglio ringraziarvi di cuore per il successo dell'ultimo video, visto che vi è piaciuto davvero tantissimo. Abbiamo superato i 100.000 like, quindi grazie di cuore! Superiamo i 70.000 like anche per questo video, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale! Iscrivetevi al canale, come ve lo devo dire in inglese, subscribe to my channel. È gratuito, ragazzi, dove lo trovate? Un'altra persona che vi offre un servizio gratuito di intrattenimento, quindi iscrivetevi, no? Ah, e venitemi a seguire su Instagram, perché ogni mercoledì carico una foto mia nuda. Mercoledì alle 5:30 la carico. E io direi, senza indugiare troppo, partiamo. My name is Robert, I'm 23. I live with my fiance. E fin qua tutto bene, finché vive con la sua fidanzata va tutto bene. And I'm addicted to eating plastic bags. Eccala, eccala. Io lo sapevo, io me vai a fare in culo, vai. Ma come? Come? Che ossessione è mangiare i sacchetti di plastica? Che ossessione è? Da dove vieni? Dall'inferno. Siamo un episodio veramente lungo. Porca vacca. Ma smettila, cazzo, smettila. Che cosa stai facendo? Concentrati, non è questo il motivo per cui sei venuto al mondo. Smettila di mangiare plastica. My favorite bags are the bags of the newspaper. Ah, perché c'è proprio un menù. Tu ti siedi a tavola a fare. Mi date il sacchetto del giorno, per cortesia. I start off my day by eating a whole bag. E quello fa bene perché ti pulisce proprio l'organismo. Quello, come si dice, un sacchetto al giorno toglie il medico di torno. Però ti mette Dio davanti agli occhi perché sei morto. The first taste of that plastic in the morning is the best part of my day. Hai mai provato con i cereali e con del latte? Sono veramente la fine del mondo? Ma nel senso proprio che ci rimani stecchito? Plastic eating things a little weird. Ah sì? Un po' strano? Tu sei fidanzata? Dove vi siete conosciuti? Ad un test per scienziati? Siete stati bocciati e vanno messo a fare i bidelli? I've noticed over years that each color of plastic has its own different taste and texture. Cosa? Ma cosa? Cioè praticamente lui ci sta dicendo che a seconda dei colori che hanno i sacchetti di plastica questi assumono un gusto differente. Oh madonna santa, ma perché? Io oggi, queste sono le classiche giornate in cui io non mi dovevo minimamente svegliare. Dovevo skippare la giornata e passare a domani. This right here is my favorite because... Perché? Perché? Concentrati, stavi facendo un discorso, continua! Smettila di mangiare plastica! It's chewy, it's malleable, and it's just delicious. Siamo tutti quanti d'accordo, vero? Che lui non sta bene con la testa, cioè no, è chiaro questa cosa, no? Perché un uomo che mangia plastica cosa caga? Ecco balle? My name is Mark, I'm 20 years old. Eccola, ne sta arrivando un altro. And I'm in a relationship with 15 inflatable animals. Ma oggi mi volete vedere morto? È questo quello che volete? Ditemelo, ditemelo una volta per tutte. Che cosa significa che ha una relazione con 15 gonfiabili? Che cosa significa che ha una relazione con 15 animali gonfiabili? Ma dove sono finito? In un universo parallelo. Chi cazzo sei tu? Chi sei? Ma che immagini sono? Che resta di immagini sono? C'era lui a tavola con 15 gonfiabili. My inflatables are the funnest creatures I have to hang out with in my life. Ma io immagino che siano la cosa più divertente della tua vita, perché per andare in giro con dei gonfiabili devi essere veramente una persona triste. I'll eat with them. Wait, you want my food? Do that your own. Ma anche questo è pazzo, ragazzi. Cioè, lui ha apparecchiato ed ha cucinato anche per i gonfiabili. Ma poi tutto il cibo che non mangia, cioè, che fine fa? Lo butta perché i gonfiabili hanno lo stomaco chiuso e quella sera non vogliono mangiare. Che cosa sto guardando esattamente? Su che canale sono finito? Watch TV together. Be fine, find a show you like. Ah, ma lui ci parla proprio, cioè ha proprio una conversazione con loro. Sono proprio umani. E lui ha proprio dei dialoghi con loro. I bathe my inflatables. Let's get sure. Qual è il miglior posto di lavare uno squalo se non in una vasca da bagno? Giustamente, essendo un animale gonfiabile acquatico. Mark's addiction to inflatables began 6 years ago. Ah, da 6 anni? Semplicemente da 6 anni. Quindi non è una cosa con cui lui è cresciuto. Quindi questo significa che tutti noi da un momento all'altro possiamo essere ossessionati dai gonfiabili e iniziare a vivere con loro. Non mi sta assolutamente rassicurando nulla di tutto ciò. When he purchased a whale for his pool. È tutta colpa sua! È tutta colpa di quell'orca! Porca puttana!
Since then, the 20-year-old college student has added 14 animals to his inflatable family. Ah, quindi praticamente c'è proprio un'attenta selezione, non è che chiunque può entrare a far parte della famiglia degli animali gonfiabili. Ci sarà proprio un curriculum che devi presentare. Se hai un quoziente intellettivo più alto di uno, non puoi entrare a far parte di questa fantastica famiglia. Even prefers them over people. Ma sai che su questo gli do ragione? Preferirei di gran lunga tenere le conversazioni con degli animali gonfiabili piuttosto con delle persone. Quasi quasi mi stai convertendo. Non sorprendetevi se dai prossimi video vedrete un'infinità di animali gonfiabili dentro la mia stanza. The thing about inflatable pool toys I love is that they're soft, they're cuddly, the bigger they are, the better they are. Kind of means there's more to love. Ah, ma quindi è tutta una questione di amore, di love. Quindi magari lui si sente un po' solo e quindi lui passa il tempo ad abbracciare e a baciare i gonfiabili. Ma perché non fai come tutti gli esseri umani, che di gonfiabile utilizza una sola cosa, inizia per bambola e finisce per gonfiabile, no? Ti saresti divertito un po' di più. Lo so che anche i delfini hanno un buco, però concentriamoci. It's really nice to have somebody to talk to. No, Sammy, you don't get into my soda, okay? Ma non ha detto niente, non ha parlato! When I first found out about Mark's inflatables, I thought that's strange, or how can you be into something that's not really real? Ma come mai tutte le persone si sorprendono ogni volta? La cosa che non capisco di questa serie è perché ogni volta le persone e gli amici stretti si giustificano dicendo io per me questa è una cosa strana. È ovvio che è strano! È ovvio! Nessuno scende con dei gonfiabili, nessuno bacia in bocca i gonfiabili, nessuno! Mark first turned to inflatables for love and affection when he was 14 years old. My mother really wasn't there for me. Cioè, cosa succedeva? Che la mamma da piccolo era assente e lui si consolava con dei gonfiabili? Magari il primo insulto che ha avuto è detto un pallone gonfiato? E gli ho detto no, gonfiabilo? First time I hugged my inflatable whale, I actually started feeling all that love and compassion that I never got from my mother. Io spero vivamente che tu sia un genio e che ci stai prendendo tutti quanti per il culo, amico mio, perché se questa è in realtà, io impazzisco, io impazzisco! Now he's so dependent on his inflatables, he can't be separated from them for more than a day. Ma perché li porta in giro? Perché li porta in giro? Perché mai li porta in giro? Io questo non lo capisco. Cioè lui che cazzo va al lavoro e si porta una giraffa dietro con sé? Che la chiami una volta e lei si gira. Che la chiami la seconda volta e lei si gira. Che alla terza dici ma scusa ma che te giraffa? Se siete venuti fino a questo punto del video, commenta in questo preciso istante qui sotto nei commenti scrivendo l'ultimo voto che hai preso in matematica. Voglio vedere chi è il più secchione tra i miei iscritti. Lascerò quanti più like e cuori possibili. Mi raccomando, vi stalkerò. When I'm at school, when I start missing them, and it's almost like if I'm going a little bit crazy. Ah, è strano che non li facciano entrare in classe i gonfiabili. Pensavo che gli animali fossero ammessi. Every one of my inflatables has a different personality. Sono tutti bipolari e psicopatici e da rinchiudere come te, amico mio. Some like different types of music, some don't. Some like to just be lazy and sleep all day. Ma cosa? Ma come? Come fai a capire se a uno squalo gonfiabile piace la musica oppure no? Che cosa significa? Magari lui ha sviluppato delle zone del suo cervello che gli consentono di comunicare con i gonfiabili. Io davvero sto facendo un video di azione ad un tizio che vive con dei gonfiabili. Ma siamo seri? Che fine ho fatto? Oh mamma, eccola, è arrivata un'altra pazza. Chi è questa? Oh, oh! Hi, my name is Shelby Counterman. I am 9 years old and I collect cockroaches. Eccola! Nata pazza! Nata pazza! Ma poi una bambina! Ha 9 anni! Ma che cosa sto guardando? Che cos'è? Oh mamma mia, in che guaio mi sono cacciato oggi? Oh mamma mia! When I started collecting roaches, I only had 5. And now I have thousands. Ma che cos'è? Ma madonna, poi a me fanno l'impressione gli scarafaggi. Cioè praticamente stiamo vedendo io e la mia ossessione, ma da una bambina di 9 anni. Cioè ma che cosa stiamo guardando? Le ossessioni di una bambina di 9 anni che è ossessionata dagli scarafaggi. Ma i genitori dove sono di sta povera bambina? Poi come? Un migliaio di scarafaggi in casa? Come? Nemmeno io senza pulire la casa arrivo a un migliaio di scarafaggi in questa topaia. Madonna mia, che impressione, madonna santa! Ma come può non avvertire quel senso di schifo con tutti gli scarafaggi che gli camminano sulla pelle? Ma poi una bambina dovrebbe essere spaventata. I like roaches because...
because when they crawl my arms, they tickle me, and when I hold them, they make me real happy. Tutto sbagliato, riportate indietro questa bambina perché evidentemente l'hanno montata al contrario. Come puoi essere felice quando gli scarafaggi ti camminano sulle braccia e ti fanno il solletico? Quello non è solletico, ma è schifo, è schifo! I could do without them, but she really likes them, so... Voi siete i genitori peggiori che io abbia mai conosciuto! I peggiori! Non è che se io amavo le tigri, allora mio padre mi faceva tenere una tigre in casa. Che cazzo di discorso è? I absolutely don't love the cockroaches, but I can deal with them. No, non ci puoi convivere, no! Ma poi capisco che gli piacciono gli scarafaggi a tua figlia, ma fagliene tenere uno in una scatola, non mille che girano per la casa! Quello da psicopatici! Cioè, il vero problema siete voi genitori, non la povera bambina! I do have freak out moments every once in a while. Get them all. Madonna mia, ma sono scarafaggi di tutte le forme. Non ci sono solo i bagarozzi quelli grossi, sono pure quelli vermi piccoli che camminano e che strisciano. But overall, you know, I've come to accept Shelby's passion. Quindi praticamente adesso questa è diventata una passione di famiglia. My favorite thing about roaches is that they are unique and special. Madonna santa, tutti addosso ce li ha. Madonna, ma sono enormi poi. Sono grossi così, ma che schifo è. My favorite thing about cockroaches is that someday in the near future that they will all go away. In un futuro prossimo, secondo me la prima persona che se n'è andata da questo mondo sei proprio tu, amico mio, perché tu non stai a posto con la testa a tenere in casa gli scarafaggi. Che razza di padre sei? Chiamate gli assistenti sociali, chiamate il telefono azzurro e tutti gli altri colori, basta che arrivi qualcuno a prendere suo padre e che lo deporti nell'isola più recondita del mondo. I want to teach people about my roaches because they're not monsters and they can be really cute and funny. Bambina, tu sei piccola ed evidentemente non hai capito ancora un cazzo del mondo, ma la vita non è questa, non funziona così. Nella tua vita non avrai mai delle gioie, te lo posso assicurare. Tantomeno gli scarafaggi possono recare te la felicità, è chiaro? Andiamo avanti. These are dubia roaches. Di dubbia? Ah, quindi lei praticamente riesce pure a riconoscere tutti i tipi di scarafaggi? Io non riesco a riconoscere le persone quando le guardo in faccia, lei riconosce mille razze di scarafaggi differenti. She is pregnant and right here you can see her AK scene in the back of her abdomen. Come fa? Come fa? Io non riesco a riconoscere tutto da quando le persone sono incinte. Lei riesce a riconoscere uno scarafaggio quando è incinta. Io spero vivamente che questa bambina venga dal futuro, perché non si spiega altrimenti. These are my Madagascar hissing cockroaches. Ah, i famosissimi scarafaggi sibilanti del Madagascar, come dimenticarli? Sometimes they're too noisy, I will hiss at them. Quindi praticamente ci parla pure. Non riesco a capire se mi fa più paura il tipo prima che parlava con i gonfiabili o una bambina di 9 anni che parla con gli scarafaggi. Shelby keeps a tank of cockroaches in her room. It's basically her play tank, you know, the ones that she'll play with on a daily basis. Ma non poteva essere una bambina come tutte le altre che a 9 anni giocava con le Barbie e con Ken senza pisello che cercava di farle riprodurre. No, con gli scarafaggi, con gli scarafaggi. Cerchiamo di far riprodurre gli scarafaggi da di loro. I have one tank in my room and I convinced my brother put a tank in his room. And then we have three in our laundry room and then the last two tanks in the garage. Praticamente sono ovunque. Sono ovunque, sono dei coinquilini. Gli scarafaggi a fine mese pagano l'affitto. I put them in egg cartons because they like the dark better than the light. Che razza di posto è? I cartoni delle uova dove tenere gli scarafaggi. Amore, facciamo un omelette. No, sta lontano dalle uova. Non facciamo la fine l'ultima volta. This is a boy dubia roach. You can see it has wings on its back. Ah, da una blatta maschio si riconosce le ali sul retro, non dal... ho capito. This is a girl and she does not have the wings. Sto imparando più cose sugli scarafaggi in questo episodio che in 23 anni della mia inutile vita. E me lo sta spiegando una bambina di 9 anni che vive con gli scarafaggi. And on the boys, the wings like to help their landing if they fall off something high, like a ledge or... a cage. Alzi la mano a tutti coloro da cui non frega assolutamente un cazzo di niente di tutto ciò. The wings are the way of telling the difference. This is a boy Madagascar and this is a girl. Ma adesso ci devi spiegare ogni singola razza di questi scarafaggi. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Mi fa solo schifo tutto ciò. Mi fa solo schifo. Io non solo devo guardare lei che vive con gli scarafaggi dappertutto, ma devo anche stare a sentire la spiegazione da tutte le razze differenti di scarafaggi. No, io non ci sto. Io non ci sto. The exoskeleton is their bones on the outside of their body. They shed their exoskeleton and they turn snow white. Basta, basta, non me ne frega niente. Non me ne frega niente, come io devo dire? Con la lingua degli scarafaggi che non me ne frega niente.
ci sta facendo tutta la spiegazione della vita degli scarafaggi. Che me frega a me? For just a couple of hours and then they get their normal color back. Basta, basta, ti prego, basta. Non ce la faccio più, i miei coglioni si stanno disintegrando. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente della vita degli scarafaggi, niente. Mettila, ti prego, abbi pietà di me. This is my gravestone for my favorite roach. Her name was Blackie and I named her Blackie because she was completely black. Ah, praticamente seppellisce pure gli scarafaggi morti con tanto di funerale. Oh, ci manca solo che fanno la foto da mettere sulla tomba. Guarda, siamo veramente a posto. She died about a year ago. And on the bottom I wrote, she was nice and I missed her a lot. Scrive sulla tomba come epitafio, era carina. Non so se è inquietante o meno. Io sulla mia tomba quando morirò vorrei che come epitafio ci fosse scritto torno subito. So sometimes I come out here and just look at her gravestone. Io non oso immaginare minimamente questa bambina quando crescerà, che cosa diventerà. Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Quindi ragazzi, che dire, io spero di cuore che questo video in qualche modo, non so quale vi sia piaciuto, se così non fosse, andate pure a fare gli epitaffi agli scarafaggi. Superiamo i 75.000 like per un prossimo episodio di Io e la mia ossessione. Iscrivetevi al canale ragazzi, perché è totalmente gratuito. Dove trovate un'altra persona che vi offre un servizio gratuito di intrattenimento. È gratis ragazzi, è gratis. Quindi cliccate quel bottoncino, iscriviti qui sotto rosso, fatelo diventare, non so che cazzo di colore diventa. Qui dal quartier generale di How and Where Not è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao, ciao. Oh mamma, c'è una scatafaggio qui sotto.